Chi è questa che ven cognom la mira? È il primo sonetto di Guido Cavalcanti che leggiamo. È un sonetto che proprio ci fa capire, no? La sua appartenenza alla scuola del dolce stil novo. La si vede, la si intuisce, ad esempio, dalla sintassi che è piana, semplice, regolare, non è così complessa, elaborata e contorta. Il discorso metrico e lineare, le parole sono caratterizzate da dolcezza e linearità. Abbiamo detto che il dolce stil novo è così anche proprio per la dolcezza dei suoni. Non ci sono suoni aspri in questa poesia. Dicevamo, non ci sono suoni aspri, ma i suoni sono soprattutto dolci e lineari. Anche la tematica è tipicamente stil novista. Ecco, la volta prossima noi vedremo delle canzoni con tematiche un pochettino più angoscianti, diciamo, no? Ma qui c'è la tematica, possiamo dire, del saluto, una tematica tipicamente stinovista, la tematica della vista della donna, la vista della donna che era serenante, che è beatificante, e che assolutamente non è possibile descrivere, è ineffabile, indicibile. Chi è questa che ven cognom la mira? Chi è questa donna che sta venendo? Che tutti quanti la guardano, la osservano, che fa tremare di chiarità telare e fa tremare l'aria di luminosità. È il fenomeno della scintillazione, per cui l'aria sembra tremare a causa della luce intensa. Ecco, dicevamo, una poesia tipicamente stilnovista di Guido Cavalcanti, perché tutta intrisa, se vogliamo, anche di citazioni bibliche. Ad esempio, nel Cantico dei Cantici si dice: chi è costei che sorge come l'aurora, bella come la luna, fulgida come il sole? Oppure in Isaia: chi è colei che sale dal deserto appoggiata al suo diletto? Ecco, come vedete, la poesia del Dolce Stil Novo è tutta intrisa di citazioni bibliche e di riflessioni filosofiche, ma in un modo piano, lineare, con una lingua selezionata, filtrata. E mena seco amore, conduce con sé amore, sì che parlare null'uomo pote, ma ciascun sospira, tanto che nessun uomo può parlare, può esprimersi. Ecco qua dicevamo il tema dell'ineffabilità, dell'indicibilità, è talmente bella che non si può dire niente di lei. Ad esempio, in Apuleio, un testo latino, già c'era questa tematica dell'ineffabilità, dell'indicibilità. Questa tematica la troveremo anche nella Commedia di Dante, soprattutto nel Paradiso di Dante. Dante non può dire niente della donna, perché è talmente al di là, di sopra, no? Di ogni aggettivazione, di ogni capacità umana di descrizione, di scrittura, che non si può dire niente di lei, ma possiamo solamente sospirare, ma ciascun sospira. O Deo, che sembra quando gli occhi gira? Quindi, altra riflessione. La donna è ineffabile, non si può dire niente di lei. Che cosa sembra quando gira gli occhi? Dica l'amore, l'unica persona che può dire qualcosa riguardo alla donna è amore, amore personificato. La volte prossime lo vedremo nelle altre poesie di Cavalcanti, la presenza di amore, una presenza comunque spesso inquietante. Ch'io non savria contare, io invece non sono in grado di raccontare, di spiegare questa cosa. Cotanto d'umiltà donna mi pare, mi sembra una donna caratterizzata dall'umiltà. Come vedremo, l'umiltà è proprio la virtù opposta all'ira. Infatti vedremo l'ira, che è contrapposta proprio all'umiltà. La donna si presenta caratterizzata proprio da questa virtù dell'umiltà. Cotanto d'umiltà donna mi pare, cogn'altra aver di lei la chiamira. Ah, ecco, sì, scusate, è proprio nel verso successivo la parola ira, che è contrapposta in antitesi appunto ad umiltà. Sono terminate le quartine che avevano delle rime incrociate secondo lo schema ABBA, ABBA. Adesso incominciano le terzine. Anche nelle terzine c'è una specie di incrocio, nel senso che c'è uno schema CDE e DC. Anche questo schema delle terzine, comunque i termini medi, cioè, intendo dire, i versi medi sono rimati fra di loro così come i versi estremi. Non si poria contar la sua piagenza, non si può
rappresentare, descrivere il piacere che emana da lei. Calei si inchina ogni gentil virtute, davanti a lei si inchina ogni virtù, quindi di fronte alla bellezza di lei, rende omaggio ogni nobile virtù. Ricordatevi però che la concezione di nobiltà per gli stilnovisti, sulla scorta di Guinizelli, col gentil rempare sempre amore, è una nobiltà di cuore, d'animo. E la beltate persuadea la noma, e addirittura è talmente perfetta la sua bellezza che è chiamata dea della bellezza stessa. Ecco, questa terza strofa ancora di più rappresenta la perfezione della donna, no? e la sua straordinarietà. E qui abbiamo una donna che passa per la via, semplicemente noi la guardiamo. Una poesia del genere la comporrà anche Dante Alighieri, quando scriverà la poesia Tanto gentile e tanto onesta, appare la mia donna. Non fussi alta già la mente nostra. Ecco, attenzione, la mente per Cavalcanti comunque rappresenta soprattutto la memoria, l'immaginazione e la memoria. E non si pose in noi tanta salute. Ecco, salute. Anche salute è un altro termine, una parola chiave per i poeti stilnovisti. Infatti salute deriva da salus salutis in latino, e la parola salus salutis in latino significava salvezza, e quindi qua esposta, se vogliamo, sintetizzata la dottrina stilnovista della donna che dà salvezza all'uomo. E non si pose in noi tanta salute, che propriamente n'avian conoscenza. Allora, non solamente non possiamo dire niente della donna, ma a quanto pare non possiamo neanche conoscerla, che propriamente ne aveva conoscenza, quindi non è possibile conoscere perfettamente la donna. Ecco, qui abbiamo il primo tema tipicamente cavalcantiano. L'oggetto di amore non può essere conosciuto razionalmente. Infatti c'è una grande differenza fra la poesia di Dante e quella di Cavalcanti, insomma. Per Dante l'amore è ragionevole, porta a Dio. Invece per Cavalcanti l'amore genera una serie di sentimenti e di emozioni incontrollabili, irrazionali, appunto. E quindi sulla scorta di Averroè, quindi dell'interpretazione di Averroè, non c'è un'unità. Vedremo le prossime volte la teoria degli spiriti, dei spiritelli, insomma, attraverso i quali si manifesta amore. C'è un intimo conflitto, no? E quindi sicuramente questi sono aspetti particolari che differenziano Cavalcanti rispetto a tutti quanti gli altri poeti stilnovisti. Però abbiamo detto, qua ci sono in questa poesia anche degli elementi che collegano Cavalcanti alla poesia stilnovista. Ecco, questa poesia è priva di enjambment, anche questo è funzionale alla dolcezza, alla linearità dello stilnovismo. Quindi non è rotta, non è spezzata da questi enjambment che portano da un verso all'altro. È molto, quindi, strutturata in maniera molto semplice, molto regolare. Un'altra cosa importante che è presente in questa poesia sono le negazioni. Abbiamo per esempio null'homo nel verso 4, i non savria contare nel verso 6, non si pose nel verso 13, e abbiamo un'anafora. L'anafora si trova all'inizio delle due terzine, le due terzine sono scandite da questa negazione non, che si trova all'inizio di entrambe queste terzine. Non si poria, non fussi alta, eccetera. Poi ancora dicevamo, questo sonetto ha come chiaro riferimento le poesie di Guinizelli, ad esempio la poesia Io voglio del ver la mia donna laudare, perché riprende anche addirittura le rime di Guinizelli. Guinizelli, abbiamo detto, che è il maestro, riconosciuto come maestro dagli stilnovisti, anche se era di una generazione precedente, anche se era di una città diversa, perché era di Bologna e non di Firenze. Allora, dicevamo, la donna è manifestazione sensibile di un mondo ideale perfetto. Come abbiamo visto, insomma, in questa poesia
c'è la perfezione assoluta della sua umiltà, abbiamo visto nella seconda strofa, e della bellezza. L'unica cosa che può fare l'uomo è vedere la vista, insomma, di questo, della donna, senza conoscerla totalmente, perché questa perfezione, abbiamo detto, non può essere detta, non può essere descritta e non può essere neanche conosciuta totalmente, perché comunque le nostre capacità non sono sufficienti, la mente nostra non fu sì alta per arrivare a questa altezza. Ecco, vi ripeto, questa è sicuramente una tematica stilnovista. Una nostra compagna ci ha chiesto qual è la differenza fondamentale e sostanziale tra la poesia di Dante e quella di Cavalcanti. È la seguente: nella poesia di Dante troviamo la poetica della lode, quindi la donna viene lodata indipendentemente dal fatto che corrisponda oppure no. E poi abbiamo soprattutto questa concezione di amore. Pensate che addirittura per Dante l'amore è Dio, no? Quindi è qualcosa di estremamente ragionevole, ordinato. Mentre invece l'amore per Cavalcanti porta all'esplosione di tutte, all'ansia, all'angoscia, all'esplosione insomma di tutte le paure e i timori più nascosti dell'uomo, perché non è in grado di governarla, di dominarla, è qualcosa che non può essere governato o dominato, capisci? L'amore per Cavalcanti non può essere governato, non può essere dominato, non è razionale, invece l'amore per Dante è alla base della ragione, alla base addirittura del mondo intero, l'amore, no? Perché abbiamo detto che è Dio stesso amore, lo dimostra nella sua Divina Commedia. Non so se sono riuscito a spiegarti bene la differenza fra Cavalcanti, tant'è vero che alcuni si chiedono, ma è davvero stilnovista Cavalcanti? Allora, se identifichiamo lo stil novo con la poetica della lode, non lo è, perché abbiamo detto che la poetica della lode è solo di Dante. Dice invece Berisso, se identifichiamo lo stil novo come momento di rottura con la cultura poetica e filosofica precedente, come tentativo di proporre una visione alternativa del mondo, allora Guido Cavalcanti è senz'altro uno dei maggiori rappresentanti del movimento. Punti di analogia fra Cavalcanti e Dante: la formazione filosofica, l'ambiente fiorentino che condividono perché sono amici, è la formazione filosofica. È chiaro però che Dante poi di Aristotele prende l'interpretazione tomista scolastica, mentre invece Cavalcanti quella averroista, ma approfondiremo questo discorso le prossime volte. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.